È bastata l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per riportare in casa Pescara un clima grigio tendente al nero. I propositi li aveva dichiarati il tecnico Auteri dopo la vittoria sull'Olbia. A Teramo non andremo a fare una gita, vogliamo passare il turno perché la Coppa è una competizione importante. E invece la prestazione della squadra ha lasciato a desiderare. La partita l'ha vinta chi più l'ha voluto. L'atteggiamento del Teramo era quello di chi voleva il risultato. Pescara invece a bulico con pochissimi squilli. Dei giocatori meno impiegati solo Radaelli e Marilungo si sono fatti trovare pronti. Male gli altri, con un Valdifiori arrugginito, Clemenza e Rauti non pervenuti e Diambò che ha sulla coscienza l'unica nitida palla gol avuta dal Pescara dopo lo svantaggio, frutto di un errore individuale di Mungo più che di un'azione costruita. Sarà stata anche Coppa Italia, ma resta chiaro un altro aspetto, il fatto che il Pescara fatica ad avere una identità. Per l'ennesima volta Auteri ha cambiato modulo a inizio gara, stavolta partendo col 3-4-3 e a metà ripresa è passato al 4-3-3. Il problema è che le cose poi sono talmente peggiorate che nell'ultima parte del match il Delfino ha fatto solo confusione e in superiorità numerica ha rischiato di prendere il secondo gol, mai di pareggiare. E se in campionato con l'Olbia per la prima volta in campionato il Pescara non aveva incassato gol, mercoledì contro il Teramo per la prima volta in stagione non ha segnato. A Cesena dunque servirà un altro Pescara. È vero che Auteri rimetterà dentro i titolari o presunti tali, ma contro una squadra che la sua identità l'ha trovata da un pezzo, ha la sua solidità ed è la miglior difesa del girone, bisognerà sfoderare una prova di personalità. Un dato che può far sperare è che il Pescara in campionato in trasferta non ha mai perso e le sconfitte sono giunte in sconti diretti all'Adriatico, ma a 3 giorni dal match resta l'interrogativo: come giocherà il Pescara? Con quale modulo? Sono cambiati gli allenatori e quasi tutta la rosa, ma la domanda accompagna le ultime 2 stagioni in B del Delfino e anche la prima parte di questa di Serie C. Tranne Di Gennaro e Chiarella, la rosa sarà praticamente al completo.